Buongiorno ragazzi, oggi Reading Vlog è il mio secondo Reading Vlog sul canale e mi sono svegliato con una particolare voglia di fare un Reading Vlog. Tra l'altro mi sono anche appena svegliato, si può vedere dalla mia faccia. Oggi ho deciso che sarà una giornata molto piena perché andremo assieme ad Arese, al centro commerciale, perché devo fare dello shopping, devo andare alla Mondadori dentro al centro commerciale che è gigante perché devo prendere spunti, poi devo ovviamente leggere, tendenzialmente dovrei anche scrivere un po' la tesi, però dato che sto facendo un reading vlog chi se ne frega della mia tesi, continuiamo a leggere tutti assieme. Poi dovrei anche portare la macchina a sistemare perché devo aggiungere un liquido e poi cosa devo fare? Ah, oggi è il compleanno di mia mamma. E nulla, questo è quanto. Il caffè l'ho già bevuto, mi vesto, sono le 9:30. Prima vado, meno gente troverò nel centro commerciale, però più gente troverò in strada perché è l'ora di punta e tutti vanno al lavoro. Quindi adesso prepariamoci e poi in marcia. Ci sono outfit super casual, improvvisiamoci fashion blogger, cappellino Britney sempre presente, degli shorts e le scarpe della Marvel. Meraviglioso, tra l'altro voglio mostrarvi che ne vado super fiero, ma non piace a nessuno, che ho comprato la copertura della chiave della macchina, dello stesso colore della mia macchina, perché io ho la macchina blu fluo, dato che a me piace il blu fluo. Però tutti dicono che è una pacchianata, a me però piace tantissimo. E adesso non perdiamo tempo e andiamo ad Arese. Sono appena arrivato, breve cenni storici così per cultura generale. Questo centro commerciale io non ho mai ben capito, quindi da che pulpito i cenni storici, ma dovrebbe essere il più grande d'Europa. Ma a me sembra strano perché tipo Londra, penso che i centri commerciali, mi viene in mente banalmente Harrods, sia molto più grande. Però quando l'hanno costruito qua, siamo ad Arese, vicino a Milano, il centro commerciale più grande d'Europa, a me non sembra. Comunque adesso ve lo faccio vedere, prima tappa Primark, poi non so se c'è Tiger, dovrei andare un salto da Tiger, poi devo andare un attimo dalla Tommy perché ho visto una felpa che mi piace molto e poi mi lascio per ultimo la Mondadori così me la posso godere in tranquillità, anzi forse meglio se vado prima la Mondadori così non ho i sacchetti dello shopping sfrenato, non lo so, adesso valuto. Iniziamo a scendere dalla macchina e vi faccio vedere il centro da fuori che architettonicamente è molto bello, è fatto tutto in legno. Primark è stato un fallimento perché non ho trovato nulla. Ora vado da Tommy e speriamo di essere più fortunati. Tommy siamo stati più fortunati perché la felpa che cercavo l'ho trovata e per di più ho trovato anche una camicia molto carina. Solo che adesso provo tutto perché non voglio più sbagliare e prendere le taglie. Quindi provo, faccio vedere, non lo so, vabbè, scoprirete fra poco. Va a finire sempre così, parto con i migliori propositi e non trovo nulla di quello che sto cercando. Io sono venuto per la felpa della Tommy e non c'era la taglia, c'era la L, c'era la M, ma mi sono giganti, quindi adesso su internet cercherò la S. La Mondadori è stata molto utile perché ho fatto un po' di ricerche di mercato e adesso mi sono segnato cosa comprare su Amazon e registrerò anche per voi per farvi vedere. Ehi, voi dietro, cosa succede? Vabbè, in ogni modo, poi non ho ripreso, sono andato al Disney Store, al GameStop, Tiger l'ho ripreso sì, ma sono uscito subito perché c'era troppa gente. Adesso è quasi l'ora di pranzo, torno a casa,
Poi magari mi faccio una doccia per riprendermi perché fa caldo e poi inizio finalmente a leggere e nulla, andiamo a Un casa. salto temporale perché ho pranzato, sono le 2:30 e adesso ci troviamo nel backstage del video che sto registrando, ossia gli acquisti che faccio su Amazon, dei libri che ho visto da Mondadori, poco fa. Registrerò, quindi adesso registro questo video in cui compro insieme a voi. Poi farò il video anche di quando mi arriverà il pacco e questa idea l'ho presa da Chantal Ferry with a Hobbit Fit che mi è piaciuta tantissimo, poi ho visto che l'ha replicata anche. Non mi ricordo più chi. Comunque adesso faccio questa cosa e poi ci mettiamo. Faccio questa cosa. Registro il video. Il mio computer è lì. Prenderà internet. Vabbè, andrò di hotspot e poi inizierò finalmente a Faccio un leggere. piccolo spoiler, dato che ho montato qua tutto, ne sto approfittando. Ho registrato un altro video in cui ho utilizzato solo questo libro, ragazzi. Chi mi segue da tanto capisce di che cosa sto parlando. Vi dico solo che con questo libro è stata descritta la mia personalità, il mio futuro, chi sono i miei nemici, la mia sessualità. E quindi ne sono uscite veramente delle belle. E con questo ho chiuso un ciclo perché il primo video del genere l'ho fatto già 2 anni fa con il grigio, poi l'ho fatto l'anno scorso con il nero, quest'anno con il rosso e. Questa volta ne sono uscite veramente delle belle. Ne sono uscite delle belle, non vedo l'ora che lo vedrete, che lo vedrete. Oh, non ce la faccio parlare, parlo da troppo, che lo vedrete pure voi sul canale. Oh, che meraviglia, ragazzi, voi non potete capire, ho fatto la doccia, adesso finalmente mi sono messo a letto. Un pigiama. Ho qua il mio bel malloppone. Toc! Gli ultimi giorni dei nostri padri di Joël Dicker. Su Instagram io vi ho già aggiornato sul mio stato di lettura. Ho appena finito la prima parte perché è diviso in 4 parti. La prima. Scusatemi le luci, ma ho acceso la luce che ho qua di fianco senza accendere troppo, sono caldo. Dicevo. Ho letto la prima parte, sono 4 parti. La prima parte, essendo un romanzo storico, la prima parte è tutta incentrata sull'addestramento militare dei protagonisti. Sono, quante pagine sono? 130 pagine la prima parte. Per arrivare alla terza parte devo arrivare alle 300 pagine e a me piacerebbe arrivare alla terza parte, quindi leggere tutta la seconda parte entro questo weekend, così che poi nel weekend lo posso finire. E nulla, vedremo, solo che devo anche editare un po' i video che sto facendo e dovendo scrivere anche la tesi, non so come riuscirò a gestirmi. Oggi è sicuro che la tesi non la scrivo e editerò dopo cena. Quindi adesso che sono le 2 e un quarto, in realtà più 2:20, mi dedico alla lettura, dopodiché vedrò fino a che ora riesco a tirare, vi aggiornerò. La prima parte mi è piaciuta molto, anche se essendo un romanzo storico non è particolarmente nelle mie corde, ho fatto leggermente fatica a ingranare, ma l'ho letta in un giorno, quindi scorre molto bene lo stile di Joël Dicker, si sente nonostante sia il suo primo romanzo, quindi mi è passata via in fretta. Certo, non lo sto leggendo con quella curiosità e con quella smania solita che mi contraddistingue mentre leggo i libri, ma perché non è un genere che mi si addice particolarmente, però è molto interessante, mi sta prendendo molto e sono curioso di sapere come si svolgerà la storia. Non mi sono affezionato ai personaggi, ma perché per come è strutturato il libro ad ora, secondo me non è neanche normale. Cioè, nel senso, non che non sia normale, ma non è voluto dall'autore, lo sto trovando molto, cioè è molto toccante, perché secondo me sarà un libro molto toccante e molto drammatico sulla fine. Però per adesso, insomma, sto leggendo perché voglio vedere dove si andrà a parare. Però lo stile di scrittura mi piace veramente tanto. Ora mi sta venendo una paresi a questo braccio con cui vi sto sorreggendo e mi metto a leggere. Piccola pausa dalla lettura, mi sono messo a editare perché mi stavo un attimo abbioccando, scusate, mi stavo un attimo abbioccando, mi sono riposato un attimino. Adesso sto editando, solo che non so che problema abbia, oggi il mio computer è da cambiare, ha troppi anni, non mi carica i video, cioè me li ha messi sul computer, solo che il programma di editing mi sta caricando tutto in una maniera estremamente lenta. Adesso vi faccio vedere così capite cosa sta succedendo e io un video così non riesco a editarlo, quindi mi sa che spengo tutto e riaccendo. Sì, perché io veramente ci perdo la testa. Vedete cosa sta succedendo? Questa parte qua non me la carica. Quando io faccio partire il video,
A parte che adesso dovrebbe già essere partito. Mi vedete? Che adesso sono bloccato, io la mia voce in realtà la sto sentendo, quindi boh. Editing finito, ce l'abbiamo fatta ragazzi. Ora, prima di tornare alla lettura effettiva, devo cercare, me lo ricordavo, il mio Kindle perché non lo utilizzo da veramente tantissimo. Eccolo qua, vediamo se è ancora acceso. Cioè, se è acceso ha una batteria veramente portentosa, infatti è morto. Perché la Mondadori mi ha appena mandato i PDF della trilogia di Nether Knight. E meglio i PDF perché così non sto a portarmi in giro le bozze, anche perché le bozze, per esempio, ho qui, è scomparsa, ragazzi, che buio, scusate per il mal di testa, la bozza della quinta stagione che mi avevano mandato, essendo bozza appunto, io sono poco delicato mentre leggo, avevo paura che si staccassero le pagine. Però dov'è finita la bozza? Questa, vedete che è la bozza, essendo incollata così, ho sempre paura che si rovinino. Poi la trilogia di Nevernight ha ancora più pagine di questa e quindi fisso, io l'avrei devastata tutta. L'avrei devastata tutta e quindi i PDF mi vanno più che bene, così me li carico sul Kindle, cosa che farò non appena lo caricherò. E adesso devo non cadere in tentazione di abbandonare gli ultimi giorni dei nostri padri per iniziare Nevernight, ma io non lo farò. Io voglio finire gli ultimi giorni dei nostri padri perché è l'ultimo romanzo che mi manca di Joël Dicker ed è da quando ho memoria che voglio leggerlo per finire la completezza di tutti i suoi romanzi. Quindi non devo distrarmi. Quindi cambio di location con questa premessa di voler iniziare Nevernight quanto prima. Continuiamo a cannone gli ultimi giorni dei nostri padri. E nulla, da primo ho letto poco, non sono andato avanti di tanto, ma perché ho fatto altre cose, quali registrare video e editare. Adesso dai, ci dedichiamo un po' fino all'ora di cena alla lettura e vediamo fin dove si arriva. Molto bello il fatto che adesso la maggior parte dei personaggi si siano ritrovati e mi piace molto rileggere di loro che si sono rivisti dopo tipo 9-10 mesi da cui avevano finito il loro addestramento, ognuno poi ha fatto le sue missioni e adesso si sono ritrovati e mi sta facendo sorridere il loro incontro, ritrovare tutti i personaggi, da quelli più buffi a quelli più cupi. E nulla, è ingranata bene questa seconda parte, mi sta prendendo sempre di più e i personaggi in questa parte. Cioè, mi sto leggermente legando ad alcuni personaggi. Io tendo sempre a non farlo perché, soprattutto in questa tipologia di libri, so già che qualcuno morirà e soffrirò. Quindi tendo a non legarmi. Però, ragazzi, sta succedendo. Bene, ragazzi, sono tipo le 9:30, 10 di sera, non so con esattezza quanto. Ho raggiunto l'obiettivo che mi ero prefissato. Sono arrivato a pagina 200 e era il mio obiettivo giornaliero. Quindi sono molto, molto contento e soddisfatto. La storia sta ingranando molto bene, mi sta prendendo sempre di più. Adesso stacco un attimo. Tra l'altro, io ho editato un video. Poi, subito dopo cena, ne ho editato un altro. Il primo video sta già caricando. Quell'altro che si è editato sta caricando l'editing, insomma, l'editamento. L'altro invece sta caricando su YouTube, insomma un casino. Poi devo subito montare anche questo perché questo devo caricarlo come secondo video, dopo quello che sto caricando adesso, insomma, scleri miei. E nulla, come giornata oggi non è stata incentrata tutta sulla lettura, però nonostante questo ho comunque raggiunto l'obiettivo e mi sento di consigliarvelo vivamente, pur non avendolo finito, però ha delle ottime carte per poter essere un libro vincente. Sono quasi arrivato alla metà. E nulla, spero che questo reading vlog così improvvisato, perché mi sono svegliato questa mattina con la voglia di fare un reading vlog, vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!